Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un video particolare perché inizia la nuova stagione con questa squadra. Ma chi sono sti pipponi? Con questa squadra che abbiamo costruito nell'ultimo episodio. È una squadra bella competitiva, non so se può vincere la Champions, però a noi non ce ne frega niente. È questo l'obiettivo, anche perché ormai sta finendo il campionato, anzi siamo già un po' in ritardo per finire sta carriera. E ragazzi, siamo qui con il girone di Champions. Ho deciso di non giocare le partite con l'Atletico, il Real, perché proprio non ci punteremo neanche al campionato, perché poi abbiamo anche l'Europeo, quindi quello lì occuperà al posto del campionato. Ragazzi, abbiamo il Manchester City, lo Spartak e il Molde. Ho deciso che con lo Spartak e con il Molde facciamo le simulazioni interattive. Con il Manchester City giochiamo e perdiamo. Andiamo a simulare, vediamo che cosa combinano questi grandissimi calciatori. Regola sul 2-0, andiamo al risultato perché non ho voglia di aspettare tutto questo tempo a vedere dei pallini che si muovono. Gol! C'è il gol di Barella che mi era completamente scordato di aver comprato. Siamo in vantaggio, grandissimi. Ragazzi, ma quanto è stancante guardare la simulazione 2-0. Mamma mia, ragazzi, quanto odio la simulazione. Cioè, mi annoio proprio a guardarli. Ma neanche se non li, anche se non li guardo, è noioso. Quindi io vado al risultato. È la scelta migliore. Guardate l'over allenatore, non commento. Ma non è che dopo veniamo esonerati? No, dai, se vinciamo col City non ci possono esonerare. Dai, se arriviamo primi nel girone con questa grande squadra che abbiamo, andiamo in campo. No, non è vero, sono entrato nel menu. E adesso ragazzi, incredibilmente, contro Aguero, Sterling, Mahrez, tutti questi andiamo in campo. Grande Benjamin, Lex ragazzi, vogliamo il gol dell'ex. Eccoci qui allo stadio nostro che non ho ancora capito. Eh no, allo stadio loro questo. Però non ho ancora capito come si chiama lo stadio della Real Sociedad. Boh, non so neanche se è originale qua, ma penso di sì, vabbè. No! Oh ma com'è che la squadra gira così male? Gol subito del City. Ma no, adesso mi devo concentrare proprio. Proprio manco andare in guerra a fare una partita su FIFA nel 2021. Su FIFA 18 giocavi a difficoltà leggenda, sembrava principiante adesso. Dai Portu, regalaci questa gioia. Regalaci questa gioia. Verso Isaac! Isaac! Mamma mia, che parata ha fatto Ederson! Tanto si sa che è più forte Alisson, no? Franco Armani. Quanti portieri c'ha il Brasile? Vai! Borellovic! Due gol in Champions League! Due gol in Champions League, Borellovic! 1-1! 1-1! L'interista! Che brutto, perché non gli fate dei capelli decenti su questo gioco? Isaac ovviamente fa l'assist, che gentiluomo. Siamo pari, finalmente abbiamo fatto un gol. Dai Mendy, bravo, dai che sei l'ex, ti dovresti essere dopato prima della partita, come fanno tutti gli ex contro l'Inter. Allora perché contro il City non lo fanno? Mamma mia, sto pippone di Oyarzabal quanto fa schifo. Vai, lancia Isaac! Isaac, anche i Champions! No. Dai, Barella! No! Dai, mi annulli così l'azione mentre stavo per tirare a porta vuota, come minimo sbagliavo. Se sbagliavo c'avevo pure il titolo del video, la copertina, cioè perché mi dovete rovinare tutto? Vai, Mandy, vai! 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 Vai, Oyarzabal! Bella la palla, tocca ora va, vai, bam, Isco, mamma mia che parata che ha fatto. Ragazzi, finisce il primo tempo, meritavamo qualcosa in più del City, assolutamente, loro hanno fatto un tiro, mamma mia che culo che ha questa squadra, il City intendo. Mahrez, pallone per Gökhan Sör, ti prego, Mendy, dovevo guardare pure il nome. Perché non mi ricordo più neanche la squadra che ho fatto! Mamma mia, che culo!
Ma non c'hanno più culo che anima sti pipponi del Manchester City. Tira! Mamma mia, che pippone che sei però. Da lì in prota avrebbe segnato, perché è un grande lui. Ci dobbiamo proprio sudare il passaggio dei gironi. Oh, dai però, Oyarzabal, dai, gol, Oyarzabal, il pippone, dai, 2-2, ragazzi, dai, crediamoci, fino alla fine, forza Juve, forza Real Sociedad. Oh, no, fermata Cancelo, fermatelo, grande Zubeldia, riparti, Barellovic, partito, è in linea con la palla, abbassiamoci i pantaloni, Isaac, non ci sto credendo, esulta così con, pensavo qualcos'altro, premuto tasti, a caso, siamo in vantaggio, non ci credo, la rimonta, Oyarzabal appoggia per Isaac che la piazza. Anderson, no, Alisson, no, Franco Armani viene completamente disintegrato. Guardate, fa una spaccata, probabilmente ha perso i linguini. Quanto gol, signori, adesso teniamo duro, difensivo, catenaccio, contropiede, anzi senza contropiede se no ci stanchiamo. Occhio De Bruyne, di testa Isaac, vai Barellovic, buona la palla, Portu, dai chiudila, vai a chiuderla. Oh, Isaac! Ma come cazzo fai a sbagliare un gol così? No, a sto pippone che gli sbatte in testa il pallone. E dopo fa pure finta di averla stoppata così apposta. Mamma mia. Gioco ridicolo. Dai, Merino. Cambia tutto. Oh, oddio. Che apertura di Isaac. Mamma mia. Ti prego, non al 90esimo, 86esimo, è uguale. Te lo meriti proprio, torna in Inghilterra a bere il tè con la regina. Ma sposati con la regina che suo marito è morto. Vai Portu, spingi, grande Isaac, ti stimo. Quanto godo, ragazzi, quanto godo per questo fallo di Isaac profondo. Un fallo fa vedere il suo amore per Fernandinho. Sono proprio amici loro, amici d'infanzia. Oh, mamma mia, che bella la palla per Merino. Merino può chiuderla. Il tocco, Portu, la chiude. Game over. Andiamo ad esultare così con il cuoricino. Tutto per chi sta guardando questo video per un minuto almeno. Ragazzi, grandissimo gol, il Manchester City paralizzato, piange, perché noi siamo i campioni d'Europa. Non è vero, abbiamo vinto solo una partita dei gironi e ho sudato come un cammello cinese. Mamma mia ragazzi, che partita fantastica, 2-4, Isaac viene ammonito per il fallo di prima che, dai, obiettivamente era solo per amicizia quel fallo. Ok ragazzi, siamo contro il Molde, siamo un'azione veloce, la squadra ha recuperato, vediamo quanto finisce. 2-0, Portu, Barella l'uomo della Champions, Spartak Mosca 2, Manchester City 0, mi sa che qua neanche dobbiamo giocare al ritorno col Manchester. Mamma mia ragazzi, quanto godo. Ragazzi, speriamo veramente che questa partita la riusciamo a vincere. Dai, simulazione veloce col Molde fuori casa, finisce vittoria per loro, pronostico. Cioè, 3-0, Portu, Isco o Oyarzabal. Quando dovete giocare una schedina, chiamate me. 4-1 del City che si vendica con lo Spartak Mosca, passando in vantaggio negli scontri diretti. Ah no, ma non si conta tipo i gol fuori casa pure qua. Eh no, però è 4-3, quindi vabbè.
Ragazzi, è arrivato anche il turno dello Spartak Mosca, che deve essere annientato. Vediamo. 2-1. Larsson sta muto, Yarzabal ancora con Zubeldia. Manchester City che fa 4 gol a partita, però quella sconfitta con noi, quella con lo Spartak Mosca, potrebbe averci matematicamente dato come 56, ma stanno facendo cagare questi. Cazzo ragazzi, dai, se... Ragazzi, se mi esonerano veramente è la fine. Cioè, come si può essere scammati così? Più sei, muti ragazzi. Muti tutti qua. Mamma mia, Manchester City annientato. +6. Manchester City, dai, a pari però. Ok. Simuliamo Real Sociedad City, se vinciamo anche il ritorno, vabbè, è un po' la ciliegina sulla torta. Oh, Isaac Newton, mamma mia, vittoria anche al ritorno. Molde si aggiudica e va in Europa League. No, aspetta, però lo Spartak avendo battuto, vabbè, non me ne frega un cazzo. Andiamo avanti fino a febbraio, a quanto pare. Febbraio, it's the month of the Eight of the Champions League. No ragazzi, abbiamo perso la Supercoppa. Abbiamo vinto col Reale, perso con l'Atletico. Che sfiga però. Ragazzi, cioè io sono stato, mentre giocavo col City, mi immaginavo gli ottavi proprio con il Lione. Ed è successo ragazzi, siamo contro il Lione. Quindi arriviamo alla partita col Lione carichi. No, usciamo in Coppa col Deportivo. Stai zitto, orologio, sveglia. No, stiamo perdendo tutto e stiamo perdendo. Ragazzi, vediamo anche un po' la situazione. 64. Ci siamo rialzati di parecchio. Vediamo un po' come siamo messi in campionato. Poi giochiamo gli andata e ritorno col Lione. Però ragazzi... Che è sta roba? Il razzo cinese, ragazzi, mi sta tirando addosso. Sesti per il quarto posto, sono 2 punti, va benissimo. Ok, Olympique Lyon, Real Sociedad, io spero di dargli 4 gol all'andata e poi non giocare al ritorno. Chi è Dudu Jara? No, dov'è? Cosa? Perché non c'è più Yarzabal? Dov'è? Come trasferito? Yarzabal trasferito. Quanti soldi ci hanno dato? 89 diventato! Ma che è sta roba? Poi siamo a febbraio, quindi non posso riprenderlo! Ma stai scherzando? Dove è andato sto pippone? Vuoi vedere che è andato al Manchester City? Al Manchester City, sicuro? All'Everton, ma sei proprio stupido sei! 89! Mamma mia ragazzi, questo gioco è veramente una merda. Cioè veramente ci vuole coraggio, Uno deve stare sempre attento, perché qua ti fanno i magheggi. Niente, quindi titolare diventa matematicamente Vasquez, facciamo, perché Januzaj pure stanco. Cioè dai ragazzi, ci hanno privato dell'overall più alto della squadra. Cioè scioccato. Cioè io veramente sono scioccato. Sto registrando, ho simulato da un match di Champions a un altro fino agli ottavi.
Arrivo, formazione, non c'è più Yarzabal, lo cerco, è all'Everton con 89 di euro, le vale 200 milioni quasi, con 89 di euro, ma siamo seri. Eccoci in campo, siamo qui al porca puttana Park, perché abbiamo perso quel pippone di Oyarzabal, abbiamo perso, non c'è più, l'hanno rapito ragazzi. Hanno rapito Oyarzabal. Cioè ragazzi, veramente, l'Everton rapisce Oyarzabal. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Questo è lo scam più grande della storia. Mamma mia, che fenomeno. Pam, lo spara lì. E Oyarzabal mi sa che non ci manca già più, perché noi abbiamo Isaac Newton alla Pogba. Sono rimasto veramente perplesso. Cioè adesso noi come facciamo senza Oyarzabal, che ogni tanto mi faceva quel gol? Cioè mi piaceva anche usarlo, lo criticavo spesso, però vabbè. L'ho criticato troppo, forse è scappato, l'hanno rapito. Rapito Oyarzabal, ragazzi, lo metto nel titolo. Vai Isaac! Isaac! 2-0! Mi sa che questa partita finisce 7-0, 7-0, 7-0, 7, 7 gol li facciamo questi. Isaac, 2 gol in 10 minuti, 2 gol in 10 minuti, uguagliare Oyarzabal, vediamo se ce la fa. Oh, anche meglio, ha fatto meglio lui di Oyarzabal in 7 mesi, no, in un anno e 6 mesi. Ragazzi, è fortissimo lui. Pam! Tripletta! Tripletta! Ma posiamoci i pantaloni, perché ha arato la difesa. È fortissimo! È fortissimo! Un fenomeno come lui, nessuno. Se ne vedono veramente pochissimi. Abbiamo tanto tempo. Vai Porto, vai Porto, vai Porto, vai Porto. Che cos'ha parato sto pippone di un portiere? Mamma mia, sto portiere quanto mi sta già antipatico. Però quando vedi Isaac, il re del mondo, non puoi osare segnare una rete tu, Ceballos, che puliva le scarpe a Cristiano Ronaldo nel 2017, dai, mamma mia, mamma mia. Ma puliva le scarpe a tutti i compagni, Ceballos, al Real Madrid, dai. Adesso se ne va così a caso, al Lione. Io c'ho veramente paura di incontrare l'Everton e di prendere una bella tripletta da Oyarzabal, così. Vediamo come finisce simulando, visto che siamo già 3-1, vai. Il City batte il Barcellona. Avremmo preso il Barcellona? No, non l'avremmo preso, perché è in Spagna, quindi non sapremo mai che avremmo preso. Anche questa si può dire sfiga. Ragazzi, abbiamo perso pure con l'Atletico. Siamo qua incazzato, abbiamo perso tutto in campionato. Simuliamo veloce, che ci devono fare 3 gol quei pipponi che non sono capaci. 1-0 e passiamo. E passiamo. E il Barcellona elimina il City. Godo, quanto godo, il City è fuori dalla Champions. I sorteggi? Vabbè, avanziamo 2 giorni, no? I sorteggi, no? O siamo fuori dalla Champions? No, non è possibile, quindi... Oh! Vabbè, andiamo avanti qua. Vabbè, noi siamo passati, Non mi venite a dire che non so contare. Oh, il Liverpool, mamma mia. Partita ostica. Partita difficile da sudarsela, questa partita. Sarà molto difficile, molto emozionante, molto incredibile, molto pazzesco. Ragazzi, potremmo essere esonerati, quindi facciamo in fretta a vincere la Champions. Poi, quando è finita la Champions, possono esonerarci anche 5 volte. A me non me ne frega più niente dopo. Però ragazzi, dai, se io passo in Champions non possono esonerarmi sti pipponi, o no? Scrivetemi nei commenti, secondo voi mi esonerano?
Non lo saprete mai perché adesso ci ho spiro il naso intanto. E adesso andrò a fare il prossimo episodio. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Dovete stare sintonizzati perché la Champions qua ce la giochiamo tutta con Liverpool. Poi vediamo andando avanti. Io cerco sempre di distruggerli all'andata per poi il ritorno vincerlo in soltezza. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!